Ciao da Gesù Cristo, buongiorno. Oggi è il martedì 1 ottobre, la Chiesa fa memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino. Il Signore la protesse e ne ebbe cura, la custodì come pupilla del suo occhio, come un'aquila spiegò le ali e la prese, la sollevò sulle sue ali. Il Signore, Lui solo l'ha guidata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa che seguiamo con fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché per sua intercessione ci sia rivelata la tua gloria eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità allo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Giobbe. Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno. Prese a dire: perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse: è stato concepito un maschio. Perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo? Perché due ginocchia mi hanno accolto e due mammelle mi allattarono? Così ora giacerei e avrei pace, dormirei e troverei riposo con i re e i governanti della terra, che ricostruiscono tra per sé le rovine e con i principi che posseggono oro e riempiono le case d'argento. Oppure, come aborto nascosto, più non sarei, o come i bambini che non hanno visto la luce. Là i malvagi cessano di agitarsi e chi è sfinito trova riposo. Perché dare la luce a un infelice e la vita a chi ha l'amarezza nel cuore? A quelli che aspettano la morte non viene, che la cercano più di un tesoro, che godono fino a esultare e gioiscono quando trovano una tomba? A un uomo la cui via è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte. Parola di Dio. Giunga fino a te la mia preghiera, Signore. Signore Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera, stendi l'orecchio alla mia supplica. Io sono sazio di sventure. La mia vita è sull'orlo degli inferi. Sono annoverato fra quelli che, essendo nella fossa, sono come un mommoro, mi privo senza forze. Sono libero, ma tra i morti, come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali non conservi più il ricordo, recisi dalla tua mano. Mi hai gettato nella fossa più profonda, negli abissi tenebrosi. Pesa su di me il tuo furore e mi opprimi con tutti i tuoi flutti. Alleluia, alleluia. Il Figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Alleluia. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che essendo un fuoco dal cielo li consumi? Si voltò e li rimproverò e si misero in cammino verso un altro villaggio. Parola del Signore. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore, accende in noi la forza di quell'amore che spinse Santa Teresa di Gesù Bambino ad affidarsi interamente a te e a invocare per tutti la tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di Santa Teresa di Gesù Bambino, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.